Lina pensava proprio di aver trovato la sua strada, ma non andò tutto come previsto. Infatti, una sera. Le prove per la messa richiesero più tempo del previsto e così Dina restò fino a sera in chiesa. Jim? Cinque magazine. Dagla. Oh, dice. Ci ti va bene? Ah, ti fa la. Ti fa tuo se? Tu a lui fai. Ah, ti blocchi ti ti va la. Cinque fa cinque. Cinque ne va. Ti scappa la ghiva. Jim? Poi ad un tratto. Dina non ci poteva credere. Perfino in chiesa. È scandaloso. Ma poi si fermò a riflettere. Era veramente felice in quel luogo o le serviva soltanto del tempo per metabolizzare la morte di Nina? Di certo il dolore non passa. Ma bisogna imparare a conviverci e scappare non serve a nulla. Così decise di tornare alla sua vecchia vita. Anche da suora aveva commesso degli omicidi. In fondo, cosa avrebbe detto Nina se l'avrebbe vista così? Beh, forse quello che hanno detto tutti gli altri coinquilini. Ma questa volta tutto sarebbe andato per il verso giusto. Il tutto garantito anche da un cambio di look. Ma un mercoledì arrivò una chiamata inaspettata. Era la zingara che offrì a Dina una novità fra le sue merci. Dina non capiva, era una comunissima lampada, pure impolverata. Ma appena la toccò per pulirla, dal becco della lampada cominciò a uscire del fumo e le si presentò davanti un genio che le offrì tre desideri. Riguardo al primo, non vi erano dubbi, Dina chiese la ricchezza. Oh, riguardo agli altri due desideri, Dina decise di aspettare. Meglio riflettere su cosa desiderare. Ma il giorno dopo, Martina tornò sconvolta dal lavoro. L'avevano licenziata. Così passò tutta la giornata davanti al computer, con la speranza di trovarne uno nuovo. Però nel computer trovò un file che non aveva mai visto prima d'ora. Erano tutti gli appunti di Dina. Ora Martina sapeva tutto. Così Martina corse ad affrontare Dina. Oh,
ma alla fine le due giunsero a un patto. Martina avrebbe fatto finta di niente, mentre Dina avrebbe rimediato a tutto quel disastro. Juniper Fred, una placa. Eccolo qua, in forma di prima, ma con una leggera crisi di identità. Può capitare durante il passaggio tra morti e vivi. Ma gli basta poco tempo per tornare quello di sempre. Comunque, questa volta lei non poteva neanche toccarlo, altrimenti, a detta di Martina, sarebbe finita in prigione. Questa era solo una piccola sconfitta. La guerra è ancora lunga. E poi, era ancora Dina a reggere le redini del gioco. Anche se restare nell'incognito era ormai pericoloso. La polizia cominciava ad avere dei sospetti e non doveva in alcun modo effettuare altre indagini in quella casa. Comunque Martina si lasciò sfuggire un'informazione preziosa che doveva rimanere segreta. Maurizio è morto poco prima che potesse terminare la scoperta che avrebbe rivoluzionato l'esistenza degli esseri umani. L'elisir di lunga vita. E di certo Dina sapeva che l'unica cosa che si oppone ad una ricchezza sconfinata è l'avanzare del tempo, che si fa sentire ogni anno di più. Comunque, ora che è vivo, sicuramente Maurizio continuerà con la sua ricerca. E infatti Maurizio tornò ad essere com'era prima di incontrare Dina. Triste, malinconico per la scomparsa della sua vecchia moglie. Ma continuò a lavorare ad una scoperta che gli avrebbe permesso di continuare a sperare di rivederla ancora una volta, aspettandola all'infinito. Ma dove? Nella sua vecchia casa aveva un laboratorio tutto suo, ma non poteva fare avanti e dietro, così cominciò la costruzione di un nuovo laboratorio, in gran segreto. Come riuscirci in segreto? Facile! Facendo ricostruire parte della casa dopo un violento temporale. Chissà chi l'aveva causato? Insomma, questa volta era disposto a tutto. E il suo laboratorio fu portato a compimento soltanto qualche mese dopo. E Maurizio aveva la possibilità di accedervi soltanto attraverso un passaggio segreto all'interno della libreria. Ma quando si vive in tanti è difficile mantenere una stanza nascosta. E qualcuno notò Maurizio passare attraverso il passaggio segreto. Dina aveva già capito tutto, in fondo era più dire così che da morto. Riguardo alla scoperta di Maurizio, ne era molto vicino, ma mancava ancora un ingrediente. Insomma, che ne? Che lo suede? Un ingrediente che si poteva trovare soltanto nella casa della famiglia Grunt, ormai rimasta abbandonata. Oh.